Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Abbiamo una nuova testimonianza di Elisa, una ragazza dell'Umbria che da molti anni viene attaccata con le armi ad energie dirette satellitari e gli vengono effettuati lavaggi del cervello in neural VoIP, torture fisiche e psicologiche attraverso le armi ad energie dirette ad onda convogliata. E finalmente si è decisa di effettuare un'intervista testimonianza sulla mia radio web per rendere le persone consapevoli di ciò che subisce e di ciò che subiscono moltissime altre persone in Italia. Lascio la parola a Elisa. Sì, ciao a tutti, grazie Emiliano per questa intervista. Mi chiamo Elisa e risiedo in Umbria. E anch'io, come hanno registrato delle persone con Emiliano nella sua radio web, diciamo lamento questo stalking appunto perpetrato con armi ad energia diretta ed onde elettromagnetiche. Purtroppo sono 7 anni che subisco queste torture, gravi violazioni dei diritti umani che a volte appunto sfociano, a volte si manifestano in veri e propri disagi con me stessa, con il proprio io, con il proprio essere, perché proprio ti leggono nell'anima queste persone. Delle volte invece proprio sono delle vere e proprie torture a tutti gli effetti, con dolori lancinanti in tutto il corpo, nella testa, ai denti, nelle braccia, formicolio. Elettroshock, lavaggio del cervello, manipolazione, eccetera, eccetera, tutto quello che abbiamo già detto e che molte persone hanno testimoniato qua nella radio web di Emiliano, lo lamento anch'io e purtroppo, cari amici, è tutto vero, esistono delle tecnologie che permettono tutto ciò. La mia esperienza è iniziata purtroppo, questa tragica esperienza, questa bruttissima esperienza che non auguro neanche al mio peggior nemico. È iniziata ben ormai 7-8 anni fa, esattamente nel 2010, ma ero già controllata da 2-3 anni senza telepatia artificiale. Io sono in telepatia artificiale, quindi mi parlano continuamente nella testa con la lettura del pensiero. Ne conosco, ahimè, le ragioni, nel senso che ho cercato di indagare nella mia vita, di pormi delle domande, di darmi delle risposte, di capire il perché, chi volesse farmi del male. Chi volesse farci del male a me e alla mia famiglia, perché poi, diciamo, anche se in maniera più marginale, sono stati coinvolti anche i miei cari, mia madre, mia sorella, mio padre, per poi che appunto una persona in casa che avverte dei disagi del genere, che poi queste patologie purtroppo indotte delle volte sono pericolose proprio perché la gente che ti circonda ti crede pazza, quindi non sa che tu sei attaccata ad una tecnologia, perché la tecnologia è talmente intelligente quanto furba ed infida e quindi non permette, non fa sì che gli altri possano provare quello che provi tu, possano capirti e possano vedere che tu sei, insomma, non c'è una prova tangibile che tu sei attaccata a questa tecnologia. Chi ti circonda ti crede pazzo, non c'è modo per dimostrare che una persona ci ha attaccata a una tecnologia del genere. E purtroppo questa cosa, diciamo, ha toccato me in particolar modo come strumento. Io sono stata lo strumento principe per far del male alla mia famiglia, ma in realtà, diciamo, la cosa ha toccato un pochino a tutti quanti. È iniziata nel 2010 la telepatia artificiale, anche se, ripeto, ho avuto una netta sensazione che ero controllata già da prima. E ho iniziato a sentire queste voci che mi parlavano ad alta voce forte nella mia testa. E domandavo chi era, questi l'unica cosa che mi hanno saputo rispondere, brutto dirlo, lo posso citare Emiliano, quello che mi dicevano? Puoi citare quello che ti dicevano, però cerchiamo di non citare nomi di persone che magari potrebbero essere presunti torturatori. Sì, mi dicevano che la giustizia appunto non era per me, la giustizia non era per me. Comunque, diciamo che hanno esordito dicendo che la giustizia, insomma, non mi apparteneva. E poi questa cosa è continuata. Io chiedevo chi erano, che volevano, che cosa avessi fatto per meritare una cosa del genere. E ho chiesto, quando ho iniziato a capire come funzionava veramente la tecnologia, che ti faceva impazzire, io devo studiare, avevo intrapreso un percorso di studio universitario. Quindi avevo una responsabilità nei miei confronti della mia famiglia, avevo preso un impegno, volevo portarla a tutti i costi a termine. Quando
quando mi sono resa conto veramente di come interagiva la tecnologia con la mia testa, con il mio pensiero, non mi faceva raccapezzare niente, mancavo di concentrazione, non riuscivo a studiare, stavo per mollare, stavo abbandonando gli studi. Io ho chiesto appunto quanto tempo dovevo rimanere in quelle condizioni perché non la facevo a studiare, e loro mi hanno risposto almeno 5 anni. E sono state di parola, perché io sono quasi 7 anni che ci sto. Le ragioni sono oscure, io non riesco a rintracciarle in alcun aspetto della mia vita, perché sono una persona tranquillissima, sono una persona molto civile, sono una persona piena di, almeno lo ero, ora mi sono purtroppo un pochino più isolata, perché la tecnologia agisce anche a livello di stalking sociale, quindi ho subito calunnie, ho subito della diffamazione, mi hanno addebitato fatti, cose, ed eventi che non mi appartengono. E quindi diciamo ultimamente purtroppo mi sono un po' isolata dal resto del mondo, mi sono racchiusa in me stessa e trovo difficoltà nell'interagire con gli altri, nel stare in mezzo alla gente. Mi sento una merda, brutto dirlo, ma quando ti violentano la mente per tutti questi anni non c'è più voglia neanche di alzarti la mattina, quasi, è terribile. Però insomma mi reputo una persona normale, o perlomeno lo ero. Sono loro che mi hanno emarginata, mi hanno screditata, mi hanno addebitato cose, fatti ed eventi non veri, sono loro che mi hanno distrutto, diciamo, la vita. E io mi auguro che queste persone vengano punite, e mi auguro che vengano punite, ma non solo punite a norma di legge, così come la giustizia vuole, perché loro mi hanno detto che io mi meritavo giustizia, io invece spero che me la meriti, che queste persone vengano punite come devono. Ma io mi auguro che facciano a loro quello che hanno fatto a noi povere cavie umane, povere vittime di questo grande fratello. Dopodiché io fortunatamente, mi raggancio al discorso che stavo portando avanti prima, ce l'ho fatta, diciamo, a laurearmi, mi sono laureata con un bel voto, con molti sforzi, con molta fatica, con molte energie spese, però ho portato a termine questo percorso di studi. E attualmente c'ho un lavoro, anche se faccio difficoltà appunto anche a lavorare, perché purtroppo è una tecnologia che ti intacca anche nella cognizione di causa, nella memoria, nel ragionamento, nella concentrazione, un lavaggio del cervello continuo, tutto il giorno gente che ti commenta a voce alta nella testa e non ti fa concentrare sulle cose della quotidianità, della vita. Tutto sommato conduco una vita apparentemente normale, però diciamo che le pene e le sofferenze che ho attraversato in questi lunghi 7 anni sono state tante. Ho trovato in Emiliano altre persone del gruppo, dei veri e propri cari amici, sono stati per me un sostegno importante. Emiliano io lo reputo un amico, così non so se posso citare Irene. Sono persone squisite, appunto, delle persone per così dire impagabili, sono dei veri e propri amici, io li voglio proprio bene. E grazie a Emiliano, appunto, che alla sua radio web, alle sue testimonianze, al suo lavoro da ricercatore, che tutti noi oggi pian piano stiamo raccontando queste esperienze che ci hanno del paradossale, anche se possiamo dire del fantascientifico, ma del surreale, però è così, purtroppo è pura, nuda e cruda verità, non ci inventiamo niente. E io spero che questi crimini vengano portati alla luce, e spero che coloro che perpetrano questi crimini vengano puniti, e facciamoci forza, bisogna stare uniti, bisogna stare insieme, bisogna denunciare, bisogna raccontare le nostre esperienze, perché è importante condividere, è importante che gli altri, che tutto il resto del mondo, che è stato più fortunato di noi, purtroppo, per fortuna, anzi no, purtroppo, ci possa capire quello che noi abbiamo passato, i momenti brutti che abbiamo attraversato, le violenze che abbiamo subito, e tutti insieme portare alla luce questi crimini, ecco, tutto qua. Poi che altro dire di me? Ci sono attimi in cui mi sono, attimi, giornate, sane, in cui mi sono disperata, come dicevo prima, mi sono un po' isolata dal mondo, mi sono chiusa a riccio in me stessa, ma non perché uno non è normale, perché questa cosa ti cambia la vita, ti stravolge la vita, cioè le persone sono disorientate di fronte a questo stalking che lambisce tutti gli aspetti della vita, da quella proprio io, del proprio essere, a quella lavorativa, se si vuole, perché purtroppo queste persone sono arrivate a mettere male, confusione anche nel lavoro.
tramite conoscenze, eccetera, eccetera, mandano in giro e cose che non sono vere sul conto delle persone, quindi le screditano proprio sul luogo di lavoro, le persone vengono viste con altri occhi. E quindi questa violenza che lambisce tutti gli aspetti della vita della persona, da quella sociale a quella sentimentale, se vogliamo, familiare, lavorativa, c'è cioè uno stalking proprio a 360 gradi, disorienta la persona stessa, si sente sola, si sente emarginata, fuori dal mondo, si sente diversa. Questo è il razzismo, se vogliamo, nel senso che noi non abbiamo niente di male, perché come Emiliano racconta, tutte le persone vittime dello stalking, del cyberstalking perpetrato via etere, perché sono satelliti spia, sono persone tutte brave, incensurate e con un livello di istruzione superiore alla media. Quindi diciamo ci fanno sentire diversi, ci emarginano, sono dei razzisti che non si sa per quali oscure ragioni, per quali oscuri motivi diciamo ci staccano dal resto del mondo e non ci fanno stare bene neanche con noi stessi, perché quando uno non c'ha neanche margine di riflessione, non c'ha tempo e modo per riflettere su quello che gli accade, sul tempo che gli sfugge tra le mani, sulle occasioni lavorative perdute, sulla vita vissuta, proprio ti tolgono il respiro, ti tolgono l'anima, ti tolgono la ragione, ti tolgono tutto. Cioè io ho un continuo parlarmi nella testa, non c'ho un margine di riflessione, un margine di tempo, non c'ho niente. Dalla mattina quando mi sveglio, alla sera quando vado a dormire, l'unico sollievo che trovo nel dormire, e poi spesso mi svegliano anche di notte perché cambiano le frequenze cerebrali e dallo stato di dormiente ti mettono allo stato della veglia, quindi all'improvviso ti svegli ma ti svegliano loro con queste frequenze artificiali, te le mettono nella testa, mi svegliano anche di notte, i primi 2 anni non ho dormito neanche di notte, ogni volta che andavo a fare un esame loro mi facevano il lavaggio del cervello continuamente nella testa, così che io non potessi recarmi all'università per andare a sostenere, diciamo, gli esami. Mi hanno interdetto quindi dall'università, volevano che non finissi gli studi. Come dicevo, ho lamento, stalking e diffamazione anche nel lavoro. Mandando in giro cose non vere sul mio conto, cercano di isolarmi dal resto del mondo, dalle amicizie, dai conoscenti, dalla gente. Io abito in una città piccola, quindi diciamo ci conosciamo più o meno tutti. Quando girano su di te queste cose, diciamo nel giro di un mese e mezzo lo sanno tutti. A me mi hanno addebitato, ora non voglio raccontarlo perché non mi va di raccontare che cosa mi hanno addebitato. Mi limito a dire che mi hanno addebitato cose e fatti, diciamo, da poca moralità. Però non vere, nel senso cose moralmente diciamo condannabili, ma che non sono proprio vere, che non mi appartengono. E quindi diciamo nel posto dove abito queste cose si sono divulgate, sono state diffuse, quindi mi vedono tutti un po' con occhi storti, con occhi diversi. Lo fanno apposta, no? Ci Sì. fanno perdere la credibilità e quando noi veniamo attaccati veniamo considerati pazzi, schizofrenici, malati di mente, ma in realtà siamo cavie sottoposte ad esperimenti con tecnologie satellitari che creano il cambio della personalità e gli attacchi delle frequenze a manipolazione diretta sul corpo. Esattamente, esattamente. E poi che altro dire? Sicuramente tanta gente l'ha fatta, si è anche suicidata, e quindi è bene che la gente sappia, che la gente conosca questa tecnologia, e smascheriamo questi criminali, è bene insomma portare alla luce questo crimine. Cari amici, abbiamo sentito Elisa, una ragazza sotto torture e manipolazioni cerebrali attraverso attacchi con armi ad energie dirette satellitari, e che non viene purtroppo creduta da molte persone che la conoscono e viene considerata come una persona in esaurimento nervoso, una pazza, una malata di mente, una schizofrenica. Ma posso confermare anche io, Emiliano Babilonia, che sono sottoposto a questi trattamenti disumani dal 2001 e che queste persone, questi medici militari o paramilitari che operano per la sperimentazione e il collaudo delle tecnologie per il controllo mentale nazionale, guadagnano molti miliardi di euro dietro le nostre spalle, vendendo satelliti spia, vendendo armi ad energie dirette e vendendo frequenze che creano gravissime patologie sia fisiche che psicologiche, facendo guadagnare società massoniche
società massoniche militari e paramilitari, società farmaceutiche e massoniche che operano attraverso il sistema deviato. Amici, prendete esempio, fatevi forza e denunciate tutto sulla mia radio web. Un saluto a tutti, amici, da Emiliano Babilonia.